Buongiorno a tutti, grazie di essere presenti. Diciamo così, per me è un piacere così introdurre questa occasione di formazione relativa al vademecum per la presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, perché si tratta di un lavoro che abbiamo portato avanti in collaborazione col Ministero dell'Interno su un tema così delicato e ci sembrava chiaramente un'occasione importante darne evidenza e diffusione anche attraverso questo canale, inserendolo diciamo, nel quadro delle occasioni di formazione per i progetti SAI. Come ben sapete, come progetti, insomma, che si occupano dell'accoglienza dei minori, siete stati chiamati, soprattutto in questi ultimi mesi, molto spesso, a partecipare direttamente alla presa in carico dei minori, diciamo, sbarcati da poco, no? E che quindi terminavano il periodo di quarantena entrando spesso direttamente nei progetti SAI. Ed è per questo che è importante avere a disposizione uno strumento di questo tipo in modo da poter contare su una base comune di lavoro attraverso la quale in qualunque diciamo, dei nostri progetti o di altre zone d'Italia che afferiscono, quindi la cui accoglienza afferisce ai centri di prima accoglienza FAMI, o direttamente ai centri dei comuni o altro, si sappia esattamente qual è la procedura corretta da seguire e quali sono, diciamo, i passaggi che devono essere, attraversati e quali sono gli attori effettivamente coinvolti in ogni fase. E diciamo, la trattazione avverrà, come avete visto dal programma, chiaramente, non soltanto grazie alla presenza di Lucia Iuzzolini del Servizio Centrale, ma abbiamo con noi anche la dottoressa Leone, che chiaramente dal Ministero dell'Interno ci segue, e la collega Marianella Sciarra di EASO, che ha seguito chiaramente le fasi. Diciamo, entriamo quindi nel merito della trattazione. Io ricordo che se ci sono dei quesiti, noi risponderemo, diciamo, successivamente in maniera tale da poter approfondire magari i temi che sono stati posti anche attraverso i quesiti, quindi farne eventualmente anche delle FAQ che possano essere utili al più ampio, diciamo, numero di persone. Diciamo, questo webinar sarà come sempre anche disponibile successivamente registrato in maniera tale che se alcuni dei colleghi dei vostri colleghi non possono seguirlo, diciamo, in diretta, potranno sicuramente beneficiarne successivamente, così come saranno disponibili chiaramente i documenti e le slide che verranno utilizzate, fermo restando che il documento, come ben sapete, noi abbiamo diffuso a tutta la rete, diciamo, l'informativa ed è disponibile, sul nostro sito, oltre che sul sito del Ministero, e quindi può essere scaricato e se ne può prendere visione direttamente. Passo quindi la parola a Enza Leone per la prima parte. Grazie, grazie a tutti. Grazie Virginia, grazie, buonasera a tutti. Allora, io intanto mi presento per chi non mi conosce, farò un'introduzione molto breve perché l'ora è quella che insomma volge un attimo al pisolo e quindi forse è bene insomma raccontarvi la nostra esperienza in una maniera un po' più partecipativa, no? Per rendere anche diciamo, un'attenzione un po' più desta. Allora, io in questo momento sono il responsabile dell'ufficio secondo della Direzione Centrale dei Servizi Civili. E è un ufficio di nuova istituzione perché il nome è Seconda Accoglienza e Minori Stranieri Non Accompagnati. È un ufficio che è nato nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'Interno e che, diciamo, come posso dire, tolgo questa mascherina perché fa molto caldo quindi. Che, come vi dicevo, ha assorbito quelle che sono le funzioni della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, che io dirigo con un altro cappello, probabilmente fino alla fine di luglio, e che quindi sono due uffici e che hanno appunto come competenza quello dei minori stranieri non accompagnati. Quindi, che cosa ha fatto questo ufficio? Che cosa sta facendo attualmente il neo ufficio secondo?
chiaramente supporta il Ministero dell'Interno e anche quindi in questo caso gli enti locali, non solo per la parte del SAI, ma particolarmente per i minori stranieri non accompagnati, in quello che è la gestione sicuramente dei centri di prima accoglienza, perché noi abbiamo anche una parte operativa che è quella appunto della gestione dei centri di prima accoglienza finanziati dai fondi FAMI, nonché tutta la materia in generale dei minori stranieri non accompagnati. Perché vi racconto questo? Perché noi sì, abbiamo questa attività amministrativa, ma fondamentalmente abbiamo una vocazione operativa e connessa a questo chiaramente anche quello di formazione. Infatti è stata un po' la mia mission da quando dal 2017 dirigo l'ufficio questo dei minori non accompagnati. E proprio grazie a ASO, devo dire, l'Agenzia Europea che supporta appunto l'asilo, nell'ambito di un piano operativo che è stato firmato dal Ministero dell'Interno, dal 2017 noi facciamo attività di formazione. Però era una formazione che abbiamo fatto in loco, perché andare sui territori, conoscervi personalmente, stare 2 giorni insieme, prima tutti molto, come posso dire, precisine, molto diciamo, sulle proprie posizioni, per poi arrivare l'ultimo giorno a salutarci, a farci la foto insieme, insomma, crea quella rete di rapporti che sicuramente un webinar non riuscirà forse a fare, però insomma. Siamo andati sui territori, abbiamo cominciato a lavorare con i responsabili dei centri, parlo dei FAMI, ma siamo andati anche nei CAS, siamo andati nei comuni e abbiamo fatto delle bellissime tavole rotonde dove c'erano i responsabili dei centri, c'erano i responsabili delle questure, delle prefetture, degli enti locali, dei tribunali. Insomma, e noi dal centro andavamo abbastanza corazzati perché c'era il rappresentante del Dipartimento della Polizia di Stato, c'era il Ministero del Lavoro, c'era l'Ufficio Dublino, c'era il Servizio Centrale, insomma, c'era una componente importante e quindi abbiamo fatto questa attività. E per il 2020 avevamo pensato anche, giustamente, per i centri della rete SIPROMI, ora sai, di fare un'attività di formazione. Quindi avevamo pensato con EASO, facciamo 3 brei incontri al nord, al centro e al sud, facciamo tutta l'attività di formazione. Peccato che poi è arrivato quello che è arrivato. Quindi la pandemia ci ha praticamente distrutto tutti i bei piani che avevamo fatto. Però, come si dice, da un momento di criticità, di sconforto, poi alla fine, insomma, è nata un'opportunità. Perché? Perché ci siamo un attimo reinventati. Mi ricordo, era marzo, abbiamo fatto questo incontro in videoconferenza con i rappresentanti di ASO e abbiamo detto che facciamo? Vabbè, facciamolo comunque. Dice, ma che facciamo? Facciamo dei workshop online. Va bene, facciamo workshop online. Chiaramente ridurre, diciamo, l'attività di formazione da 2 giorni in workshop online, 2 ore, insomma, era un po' complicato. E quindi abbiamo pensato di, come posso dire, di inventarci qualcosa di nuovo. E allora abbiamo detto, beh, dobbiamo creare qualcosa che interessi le persone. Quindi che abbia un rapporto quantomeno partecipativo e che soprattutto possa essere utile per gli operatori. Quindi vi spiego proprio il contesto come è nato. E chiaramente anche con un numero di persone limitato, perché insomma stare in tanti poi alla fine insomma diventava qualcosa di detto, di raccontato, di lezioncina, ma invece a noi piaceva che le persone parlassero tra di loro, si scambiassero le buone prassi, insomma ci fosse un dialogo. E ci è venuto in mente che proprio con un sistema un po' ridotto, con persone, diciamo, un numero limitato e quant'altro, potesse uscire fuori da questa attività un prodotto utile a tutti. Ed è questo che è nato l'idea di realizzare un manuale attraverso un'azione metodologica. Io non, qui adesso non vi racconto, ma vi racconterà Maria Elena, perché insomma ci abbiamo lavorato, quindi c'è anche uno studio dietro rispetto a questo. Ma comunque il tutto si è realizzato in 9 workshop online, diviso in 3 gruppi, con delle argomenti ben precisi, che già insomma Virginia vi ha anticipato. Sicuramente ci è sembrato, proprio in relazione al fatto che c'erano adesso una nuova realtà dove appunto all'epoca il SIPROMI, ora il SAI, portava i responsabili dei centri a andare direttamente nei luoghi di sbarco o di
a, diciamo, prendere in carico i minori, fare sicuramente un manuale operativo che disegnasse bene qual è la procedura, chi fa che cosa, con quali tempi, indicando anche quelle che erano le buone prassi, perché insomma, non tutti i territori hanno le stesse, diciamo, procedure, quindi magari c'era un'idea geniale che altri non avevano avuto. E quindi indicando anche queste sono le procedure del primo inserimento, di cui non parleremo perché diamo per scontato che le sappiate fare, e naturalmente le azioni interne del progetto connesse alla prima fase di accoglienza, che naturalmente quello è materia vostra e quindi noi non entreremo. Ve lo studiate, ve lo leggete, potete fare domande quando sarà, ma non le tratteremo. Insomma, un lavoro corale partecipato con i responsabili dei progetti, con la partecipazione dei nostri amici e colleghi del Dipartimento DPS, di UNHCR, di OIM, Ministero del Lavoro, naturalmente sai perché eravamo a casa vostra, e così è nato questo documento. Non sarà il top, non sarà, noi ci abbiamo messo tanto cuore e tanta passione. Abbiamo pensato di diffonderlo perché poteva sicuramente essere utile, lo abbiamo dato un po' a tutti, ai FAMI, no? Sei centri di prima accoglienza. Virginia appunto ha detto che l'ha distribuito alla rete SAI, l'abbiamo mandato alle questure, l'abbiamo mandato alle prefetture. Il capo dipartimento l'ha fatto trasmettere anche ai presidenti e dei tribunali minorili, alle procure. Insomma, ne abbiamo fatto uno strumento condiviso. Non so se vi piacerà o meno, io spero che possa essere semplicemente utile. E che se non lo fosse, insomma, siamo pronti ad accogliere tutte le vostre osservazioni per migliorarlo. Con questo vi saluto e passo la parola a Maria Elena Sciarra, che collabora con me nell'ufficio, lavora presso EASO e vi racconterà come ha costruito questo documento. Prego. Buonasera a tutti. Mi presento di nuovo, sono Maria Elena Sciarra, sono assistente di monitoraggio e valutazione presso EASO, appunto l'Ufficio Europeo di Sostegno per l'Asilo, e ho collaborato appunto con la dottoressa Leone a partire già da aprile 2018 a supporto appunto della struttura di missione per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, quindi diciamo che sono stata parte anche dell'organizzazione dei training e dei workshop di cui vi ha già parlato la dottoressa Leone. E oggi appunto vi presenterò la metodologia che abbiamo utilizzato per l'elaborazione appunto del vademecum operativo, e ringrazio per l'opportunità che mi viene data di raccontare un po' come si è svolto tutto il processo. Inizierò dicendo che semplicemente i due ingredienti principali, gli strumenti chiave che abbiamo appunto utilizzato per l'elaborazione di questo documento sono stati un questionario e i workshop online di cui vi ha detto la dottoressa Leone. Quindi appunto diceva che il workshop online è stato, diciamo, una trasformazione rispetto ad un workshop che doveva essere realizzato in presenza. E che nel momento in cui abbiamo deciso di organizzarli, ci siamo interrogati su quali fossero i requisiti affinché un workshop online potesse essere veramente efficace. E quindi, come abbiamo già detto, abbiamo pensato che creare un approccio partecipativo sin dalle fasi di preparazione del workshop, e quindi che poi, diciamo, sfociasse in un documento partecipato, fosse un ingrediente fondamentale appunto per aumentare l'efficacia del workshop. E anche mantenere il numero di partecipanti ridotto, come diceva, e focalizzare le tematiche, quindi cercare di creare delle tematiche nei workshop che fossero il più possibile definite per poter, diciamo, avere un dibattito più fluido con i partecipanti, e quindi su delle prassi specifiche abbiamo concentrato le tematiche.
Il questionario ci è sembrato lo strumento ideale per riuscire a rispondere a tutti questi requisiti, quindi che fosse sia funzionale alla realizzazione del workshop, ma infine ovviamente alla stesura del vademecum. E dal momento in cui abbiamo sottoposto il questionario, abbiamo spiegato ai progetti SAI a cui è stato rivolto che questo sarebbe stato un primo passo. Fornire i contributi tramite questionario sarebbe stato un primo passo per la realizzazione poi del vademecum finale. Il questionario era anche uno strumento appunto per selezionare i progetti partecipanti e quindi poi da lì anche le prefetture e le questure, quindi gli attori locali che sarebbero stati coinvolti nei workshop e quindi anche nella stesura del vademecum. E ovviamente definendo dei criteri ex ante sulla base dei quali individuare poi i partecipanti. Quindi, innanzitutto la disponibilità a partecipare, quindi abbiamo chiesto espressamente nel questionario se il progetto fosse disponibile a partecipare. L'esperienza nella prima accoglienza, quindi questo è stato un criterio, lo strumento che abbiamo utilizzato per misurare questa esperienza era sostanzialmente il numero di minori che erano stati accolti in prima accoglienza, diciamo, dai progetti, quindi direttamente a seguito di sbarco, dei minori arrivati a seguito di sbarco, dei minori arrivati a seguito di rintraccio sul territorio. E è stato definito un valore soglia che era stato stimato sulla base dei dati a nostra disposizione di numero di ingressi dei minori in prima accoglienza da luglio 2019, perché abbiamo preso un arco temporale, fino a marzo, quando è stato appunto, appunto sottomesso il questionario, e poi la rilevanza dei contributi forniti in termini di completezza e pertinenza delle risposte e la prossimità territoriale dei progetti. Questo vuol dire che il questionario non era anonimo, il questionario era appunto compilato dal progetto e il progetto doveva dichiarare esattamente quale progetto fosse, così da permetterci di creare poi dei gruppi di lavoro. Il dibattito sulle prassi specifiche che erano legate a delle tematiche ben definite sin dall'inizio, che erano sostanzialmente diciamo, lo scheletro del vademecum. Quindi l'indice del vademecum era, diciamo, stato definito prima ancora di mandare il questionario, e perché nel questionario poi avrebbero fornito i contributi i progetti proprio sulle tematiche della presa in carico del minore essendo non accompagnato a seguito di sbarco e di rintraccio sul territorio, la prima accoglienza e l'individuazione e gestione dei casi di portatori di esigenze particolari. Quindi la struttura del questionario è sostanzialmente questa. Nella prima parte, come dicevo, c'erano delle domande anche rivolte ai progetti per cercare di capire quale fosse la valutazione da parte dei progetti relativamente all'utilità, alla percezione dell'utilità di un documento che rappresentasse queste le tappe di prima accoglienza. E le domande filtro di cui dicevo appunto diciamo, sul numero di minori presi in carico a seguito di sbarco o di primo rintraccio, perché solo diciamo, chi aveva un valore soglia superiore accedeva alle sezioni successive. Questo perché ci serviva per raccogliere appunto i contributi diciamo, da parte appunto dei progetti con maggiore esperienza, perché mandavamo le domande a 100, le questionari a 144 progetti e visto che, come vi rappresento nella tabella, le domande a cui si dovevano rispondere erano aperte, avevamo bisogno di avere diciamo, appunto un filtro. Infatti, la tabella che vi riporto, nella slide, rappresenta, diciamo, la struttura del questionario per le sezioni 2 e 3 della procedura di presa in carico e fase di primo inserimento. Per cui i progetti dovevano descrivere l'azione che svolgevano, nell'ordine, le variazioni che svolgevano per i diversi momenti, nell'ordine in cui le svolgevano, e poi riportare l'operatore responsabile, le tempistiche, la maggiore difficoltà ravvisata e le soluzioni e prassi proposte. Perché difficoltà e soluzioni? Perché da un lato la difficoltà ci permetteva di comprendere quali fossero appunto quelle più comuni, diciamo, per ciascuna azione, per ciascuna fase, e dall'altro invece le prassi, perché appunto era uno strumento di raccolta delle prassi che poi avremmo valutato e discusso durante i workshop.
Vi riporto alcuni risultati del questionario, quindi brevemente inviato a 144 progetti, risposto 76 progetti, hanno risposto e 50 con esperienza. Quando dico con esperienza di prima accoglienza, intendo dire appunto quelli che avevano più di un tot di minori accolti a seguito di rintraccio o appunto via mare. Quindi 76 progetti corrispondono al 50% circa dei progetti attivi a cui è stato inviato. Vi riportiamo anche nel grafico la distribuzione delle risposte per area geografica, quindi sud, Sicilia, nord e centro, quindi quelli che hanno risposto sono quelli in giallo e in blu, in giallo con esperienza e in blu scuro senza esperienza di prima accoglienza. E quindi questo perché ve lo portiamo? Perché dimostra che comunque i progetti anche per area territoriale diciamo, rappresentavano il 50% dei progetti per quell'area. Quindi diciamo che la rappresentatività del campione è piuttosto buona anche per quello che riguarda la distribuzione territoriale, considerando soprattutto che abbiamo dato 20 giorni di tempo per rispondere, quindi non era un ampio tempo. Un qualche altro dato riportiamo semplicemente che riporto è solo per diciamo, esplicitare il numero di fasi che ci siamo trovati a processare, descritte dei progetti che ci siamo trovati a processare, che sono state appunto 90, 98 fasi per quello che riguarda le procedure di presa in carico da sbarco, 45 per quelle da rintraccio, e 346 fasi descritte sulle procedure e azioni interne al percorso di inserimento e più 22 esperienze di gestione di casi di portatori di esigenze particolari. Un altro diciamo, rilievo interessante è il fatto che quando abbiamo chiesto se il vademecum potesse essere, comunque il documento che andavamo a produrre potesse essere utile, il 100% ha detto che sarebbe stato utile appunto per indicare le tappe dell'accoglienza e i motivi che hanno indicato è per il 44% per una più corretta presa in carico, a seguire la creazione di una rete interistituzionale efficace il 28% e la determinazione dei bisogni dei minori stranieri non accompagnati per il 25%. Quindi vi dico semplicemente. Le analisi, a seguito dell'analisi delle risposte del questionario, abbiamo elaborato la prima bozza di vademecum. L'analisi delle risposte del questionario, appunto, come vi dicevo, le risposte erano aperte. Quindi la prima cosa che abbiamo fatto è leggere tutte le risposte e codificarle. Codificarle vuol dire semplicemente individuare delle caratteristiche, diciamo, specifiche di ciascuna risposta e comuni e quindi diciamo, attribuirle ad una categoria di risposta. E questo ci è servito perché in questo modo abbiamo potuto fare una valutazione della frequenza delle azioni descritte. Cioè, una volta codificata la tipologia di azione, abbiamo visto quante volte quell'azione fosse stata indicata, quanti progetti avessero indicato quell'azione, quindi la frequenza con la quale le azioni erano state indicate, e l'ordinamento, cioè quante volte quella fase era stata indicata nell'ordine. Nell'ordine descritto, quindi quante volte era nella prima, quante volte nella seconda, per attribuire un ordine. Ovviamente, poi abbiamo elaborato il vademecum, quindi sulla base di la prima bozza di vademecum, sulla base di questi contributi. Ovviamente, sempre con la normativa alla mano, cioè per fare in modo che comunque le descrizioni corrispondessero anche, soprattutto in termini di tempistica, a quelle che erano le normative. Quindi poi abbiamo utilizzato queste risposte per identificare i partecipanti, quindi come dicevo dai progetti abbiamo poi identificato gli attori locali e quindi abbiamo elaborato la prima bozza di vademecum e l'abbiamo distribuita tanto ai progetti invitati a partecipare quanto alle questure e alle prefetture, così come ai vari stakeholders che partecipavano ai workshop. Quindi abbiamo identificato tre gruppi di lavoro. I vari gruppi hanno partecipato, ciascun gruppo ha partecipato a tre workshop che sostanzialmente erano il workshop appunto uno sulla presa in carico della prima accoglienza a seguito dell'arrivo del minore, uno sulle procedure di inserimento e l'ultimo appunto sui casi di portatori di esigenze particolari e il regolamento Dublino. La
durante il workshop è stato diciamo utilizzato, cioè voglio dire, perché il vademecum è stato inviato prima? Perché in questo modo i progetti e i partecipanti potevano diciamo verificare se il documento che era stato inviato rispondesse alle loro alle procedure, alle prassi che loro effettivamente mettevano e mettono in atto e se invece ci fosse qualche spunto di riflessione da portare poi durante il workshop. Allo stesso modo è stato condiviso con i vari stakeholder, quindi di cui riporto appunto nella slide, perché potessero identificare quali fossero le difficoltà più, diciamo, più frequenti, quali fossero degli spunti di riflessione o comunque di dibattito da portare poi al workshop. E poi durante il workshop abbiamo potuto, diciamo, in background, mentre si dibatteva, raccogliere tutte le prassi che emergevano, le buone prassi che emergevano, e per poi riportarle in quelle che poi sarà descritto anche successivamente, è l'ultima colonna sostanzialmente in ciascuna delle tabelle che riportano le varie tappe, e la colonna in cui sono le buone prassi emerse. Quindi, solo per sintetizzare, gli stakeholder che hanno partecipato, del Ministero dell'Interno, ovviamente l'unità Dublino e il Dipartimento di Polizia di Stato, quindi Ufficio Immigrazione e Ufficio Questura, ovviamente il Servizio Centrale e ASO, il Ministero del Lavoro, UNHCR e IOM. E questa è una brevissima carrellata, diciamo, di tutte le tappe che abbiamo affrontato nel 2020, per farvi intendere appunto mese per mese quali fossero le tappe che vi ho descritto sostanzialmente. Il vademecum è stato finalizzato a dicembre e poi tra gennaio e febbraio si è appunto fatto un lavoro di editing per poi la pubblicazione in finale a marzo. Io sono a disposizione per eventuali domande e vi ringrazio per l'attenzione. Allora, adesso passerei la parola, sì, A a Virginia, Virginia. che no, No. anche no, Anche no. allora. Allora, bene, eccoci arrivati a quest'altra sezione del vademecum, o meglio, della lettura del vademecum. Quindi abbiamo visto quello che è stato il percorso che ha portato alla strutturazione di questo manuale, quindi il vademecum operativo, perché vi era effettivamente un bisogno di leggere che cosa accadeva sin dall'inizio, quindi sin dal primo sbarco, sin dallo sbarco, dal primo rintraccio, relativamente alla presa in carico dei minori stranieri non accompagnati. Conosciamo bene quella che è la normativa legata alla presa in carico. Abbiamo detto in più di un webinar, alla cui lettura e la rivisitazione vi invito ad andare. Sicuramente il minore straniero accompagnato non è mai, in nessun momento del suo arrivo all'interno dello Stato italiano, privo di una tutela. E il punto è vedere in che modalità la tutela e l'adempimento del superiore interesse del minore si viene ad esplicare e a rappresentare sin dal primissimo arrivo all'interno del territorio. E quali sono soprattutto la rete interistituzionale che si intreccia intorno al minore straniero non accompagnato al fine del raggiungimento e dell'obiettivo di un'adeguata presa in carico che tenga conto evidentemente dell'età anagrafica, che tenga conto evidentemente dei bisogni. Prima la dottoressa Sciarra ragionava sul fatto di persone che possono portare delle particolari vulnerabilità, quindi dei bisogni specifici, e quindi in che momento e da che fase questi bisogni specifici emergono e in che modalità vengono tenuti in debito conto per una presa in carico relativamente all'accoglienza.
Inoltre, per quanto riguarda, è chiaro che i passaggi sono molteplici perché sono diversi, ed è questo l'obiettivo del vademecum, sono diversi soggetti istituzionali che interagiscono. Potete leggere sul desktop quello che è la copertina del vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Lo potete trovare all'interno del sito della rete SAI, all'interno del sito del Ministero dell'Interno, e reca con sé una serie di percorsi particolarmente interessanti che riguardano proprio le fasi della presa in carico. Voglio fare riferimento proprio alla parte introduttiva, quindi come siamo arrivati, come è strutturato il sistema di accoglienza e di presa in carico dei minori stranieri. Quindi l'obbligo dello Stato al supporto, la normativa che si intreccia, quindi sia il decreto legislativo 142 all'interno dell'articolo 19 nei suoi svariati commi e del 19 bis, così come introdotto dalla legge 47 del 2017, quindi sostanzialmente quella che viene considerata, chiamata informalmente legge Zampa o sui minori stranieri non accompagnati. All'interno dello stesso vademecum è evidente, sono strutturate tutte le procedure della presa in carico e nello specifico vengono, così come è stato precedentemente evidenziato dalla dottoressa Sciarra, vengono evidenziate le due diverse tipologie di presa in carico, sia del minore da sbarco, quindi quando arrivano via mare, e sia di rintraccio sul territorio. Mentre un'altra parte dello stesso vademecum è dedicato ad un'area che comunque i colleghi, soprattutto del SAI, evidentemente conoscono bene, che è la presa in carico all'interno del sistema di accoglienza ed integrazione, sulla quale nello specifico oggi pomeriggio non ragioneremo, avendo già dedicato altri momenti formativi in precedenza. Dunque, ed è proprio dal presupposto dell'arrivo all'interno del territorio dello Stato via mare, che vorrei dedicare l'attenzione in questo momento. Vi sarà un'interazione costante con la dottoressa Leone, proprio allo scopo di verificare quali sono i passaggi, per l'arrivo all'interno del territorio dello Stato. Bene, cominciamo. Allora, immaginiamo, come sapete, i minori arrivano per via terra o via mare, no? Prendiamo in esempio adesso quelle che arrivano via mare. Gli arrivi possono essere chiaramente per sbarco, come viene detto, sbarco spontaneo, oppure lo sbarco attraverso una nave di un ONG dove appunto viene dato il cosiddetto POS, il posto, diciamo, diciamo, il porto, e quindi identificato il luogo di arrivo. Noi, diciamo, come Ministero dell'Interno abbiamo già informative prima che arrivano, sicuramente con l'ONG sappiamo in anticipo dove sbarcherà, più o meno quante persone sono a bordo, abbiamo un'idea, insomma, del numero tra maschi e femmine, soprattutto dei minori. Il dato dei minori non accompagnati è un dato che richiediamo proprio per prepararci nel momento dell'arrivo e dello sbarco, perché avere un'idea di quanti minori sono a bordo significa poi trovare non solo i posti in accoglienza, ma in questo momento particolare con la pandemia abbiamo un problema in più, ovvero trovare strutture ad hoc dove far svolgere il periodo di quarantena. Voi sapete che diversamente dagli adulti, o comunque chi non lo sa, prima i minori, anche i minori venivano, diciamo, alloggiati sulle navi. Da ottobre dell'anno scorso questo non avviene più, ma vengono tutti quanti dirottati in strutture a terra. Quindi l'indicazione, diciamo, seppure così, l'idea indicativa del numero dei minori non accompagnati a bordo per noi è molto importante. Se poi lo sbarco arriva come sbarco spontaneo, anche lì noi abbiamo delle informative che ci arrivano chiaramente dalle prefetture, dalle questure, dove anche qui sappiamo il numero
di persone che sono state rintracciate appunto allo sbarco, questo sia se avvengono sulle coste, diciamo, meridionali, perché la maggior parte, sapete, gli sbarchi arrivano tra la Calabria e la Puglia, o direttamente, diciamo, con gli arrivi a Lampedusa. Quando c'è lo sbarco, chiaramente la prima cosa come fase principale sicuramente è il triage sanitario, no? In questo momento, triage sanitario e emersione di quelle che possono essere le vulnerabilità, quindi non solo il vulnerabile, il minore non accompagnato, ma anche il vulnerabile del vulnerabile, quindi minore con bisogni particolari, o comunque in generale quelle che sono le categorie di vulnerabili, minori magari anche stati interessati, o donne insomma con bambini, quindi quello che sono i vulnerabili in senso stretto. Chiaramente nella prima fase c'è una fase di pre-identificazione, quindi riscendono gli operatori di PS attraverso i mediatori culturali, con le organizzazioni presenti, soprattutto quindi l'operatore, compila quello che viene detto il foglio notizie, quindi in una fase di pre-identificazione, nome, cognome, nazionalità, eventualmente manifestazione di richiesta di protezione internazionale. Voi sapete che per noi, per i minori, o richiedono o non richiedono asilo, l'accoglienza per il nostro ordinamento è assicurata a tutti i minori. Comunque, questa è una prima, diciamo, conoscenza, insomma, della persona che ci troviamo, di fronte. E chiaramente, viene fornita una prima informativa su dove sei arrivato, quali sono le norme di carattere generale, insomma, sull'immigrazione che ti riguardano. Gli viene appunto data un'informativa sulla, richiesta, di asilo, per poi passare a quella che invece è la fase identificativa vera e propria attraverso quindi la presa delle impronte e il fotosegnalamento. Questo perché? Perché dobbiamo, diciamo, in questa fase indirizzare subito dopo il minore o nella struttura per la quarantena, e laddove non c'è la quarantena, direttamente nei centri di accoglienza, perché bisogna, diciamo, affidare il minore in quelle che sono strutture dedicate, quindi far permanere il minor tempo possibile minore o nell'hotspot, se arriva nell'hotspot, o comunque nel luogo di sbarco. In questo momento particolare con la pandemia, chiaramente deve essere effettuato anche il tampone. A seconda dell'esito del tampone, se positivo e negativo, il minore, se è negativo, verrà appunto accompagnato in un centro di accoglienza dedicato, come sono tutti gli altri ragazzi negativi, se invece è positivo, in strutture dedicate attraverso un trasporto in alto biocontenimento. Il minore resta in accoglienza il tempo appunto necessario previsto dalla normativa. Nel frattempo, qui a livello centrale, iniziano le grandi manovre, ovvero cercare di pianificare l'accoglienza al momento dell'uscita. Quindi verificare se ci sono posti in accoglienza, in prima accoglienza. Laddove questo non è possibile, pianificare un ingresso direttamente nell'ambito della rete SAI, e voi dovete sapere che noi ogni settimana con il servizio centrale, con le colleghe, appunto con Virginia e con Lucia, ci incontriamo proprio per fare la riunione di pianificazione settimanale. E quindi abbiamo il quadro di tutti i minori presenti nelle varie strutture, le ipotesi delle uscite, che cosa succede nell'ipotesi in cui tutti i tamponi sono negativi e quindi tutti escono. Quindi tutta un lavoro, insomma, di incastro, come si dice, di domino, perché questo deve portare al momento dell'uscita del minore ad avere un posto in accoglienza. Questo naturalmente, fermo restando tutte, poi lo do per scontato, tutte le comunicazioni di rito che le strutture devono fare, perché come diceva giustamente Lucia, il momento che il minore si trova nelle strutture di accoglienza deve essere fatta tutte le comunicazioni previste dalla legge, quindi alla G minorile e quindi al Ministero del Lavoro per la parte del monitoraggio sull'accoglienza dei minori, perché va diciamo, tracciata l'arrivo del minore sul nostro territorio, perché poi abbiamo quantomeno necessità di ripercorrere, qualora magari la G stessa ci chiede, è successo, da dove è arrivato il minore, che giro ha fatto, dove si trova. E quindi noi dobbiamo lavorare non con numeri, sì, anche con numeri, ma soprattutto con nomi, nomi e cognomi.
Quindi non sembra, ma è un'attività, quella pianificazione, fare la lista, predisporre la lista, sapere se ho un fratello, non ha un fratello, ha lo zio, non ha la mamma da qualche parte, no, forse ha un parente a cui poter avvicinare, cioè sono tutte informazioni che noi abbiamo chiaramente da chi ci supporta in questo, sia dagli operatori dei centri, ma anche dalle ONG, insomma, l'organizzazione, parlo del Save the Children o UNICEF, che ci supportano con le varie convenzioni e che ci possono dare informazioni preziose che servono a noi per non separare eventualmente fratelli, ma garantire quello che è il diritto all'unità familiare. E quindi, insomma, avere tutte quelle informazioni che magari non abbiamo avuto all'inizio. Abbiamo, per esempio, usciti in alcuni casi di minori con determinate bisogni, si parlava prima, no? Necessità, ma anche di carattere sanitario. Quindi trovare il posto giusto, il progetto giusto per quel minore. Con tutte chiaramente le difficoltà connesse al momento storico, appunto pandemico particolare, con tutta la questione che abbiamo dovuto, diciamo, affrontare con l'emergenza sanitaria, quindi tamponi, certificazioni, direttive nazionali e linee guida che poi non facevano, diciamo, non si coordinavano con quelle che magari erano misure più restrittive nell'ambito comunale. Quindi voglio il tampone molecolare, no, l'altro voglio l'ASP, la stessa ASP voleva un altro tipo di, insomma. Ogni giorno abbiamo veramente combattuto con tutte le difficoltà amministrative, chiamiamole, ma legate proprio alla necessità di consentire un ingresso, come posso dire, sicuro del minore all'interno del centro dove già c'erano gli altri ragazzi, a tutela anche chiaramente degli operatori, ma anche con questo obiettivo chiaramente di garantire un turnover perché non, insomma, tanti ne escono, ma tanti ne entrano e quindi come posso dire, lo stress, no? Nel dover pianificare e a dare a ciascuno, no? La propria collocazione. Non vi nascondo che quando i minori stavano sulle navi e scendevano c'era soprattutto l'esigenza veramente di non poter rilasciare, diciamo, in banchina, quindi tutto doveva essere coordinato perché nel momento in cui erano in uscita fossero presenti gli operatori dei centri per la presa in carico. Con un must che ci ha sempre, diciamo, guidato in questa attività, che è quella appunto del superiore interesse del minore, cercare di trovare per il singolo la giusta collocazione. E vi devo dire, insomma, che non è facile. Quindi, pur stando a Roma, nel famoso ministero, posso dire che è un'attività operativa di pianificazione che non vi posso, insomma, nascondere, crea un certo, posso dire, anche tensione, ma anche emotiva. Seguiamo i progetti. Noi che appunto, come ripeto, come struttura di missione, o adesso ufficio secondo, gestiamo anche noi come il servizio centrale i progetti, li chiamiamo, li sentiamo, ci telefona a qualsiasi ora del giorno, sabato, domenica. Io sono sempre reperibile, mi chiamano ognuno, cioè tutti hanno il mio numero, almeno quelli, i miei collaboratori e responsabili dei progetti. Insomma, siamo, come posso dire, operativi più di quanto uno possa immaginare. Quindi questo vi racconto come esperienza diretta. Grazie. Quindi, allora, andando a riprendere, no, per punti quanto è stato così esostivamente evidenziato, quindi abbiamo detto, la dottoressa Leone ha spiegato lo sbarco individuale oppure attraverso le navi ONG. All'interno, una volta allo sbarco, vi è la pre-identificazione e l'identificazione, e questo attiene al personale della Polizia di Stato. È evidente che in questa fase diventa importantissimo
importantissima la mediazione, cioè qualcuno che spieghi ciò che sta accadendo ai minori stranieri non accompagnati, e che sicuramente sono una serie di attività a loro supporto e a loro salvezza fondamentalmente. E da lì in poi parte proprio la macchina della presa in carico, quindi sostanzialmente una volta che siano stati identificati, se quel fotosegnalamento, chiaramente per i minori stranieri non accompagnati che abbiano un'età superiore ai 14 anni, la raccolta dei documenti ove questi dovessero essere presenti. Una volta individuato e identificato il minore straniero non accompagnato, ricordate che noi stiamo narrando ciò che viene già molto ben evidenziato all'interno della normativa di riferimento, che nello specifico è il decreto legislativo 142 del 2015 e la legge 47 del 2017, più una serie di altre prassi operative. Le prassi operative sono importantissime perché aiutano a rendere molto spesso fluide delle attività, e voi trovate una serie di percorsi, di prassi operative o comunque di raccomandazioni proprio all'interno del vademecum, così come veniva evidenziato precedentemente l'ultima colonna. Sono delle prassi che in alcuni territori sono già state messe in pratica e in altri che comunque potrebbero esserlo. Quindi una volta identificato il minore, la persona con il minore straniero non accompagnato, viene immediatamente segnalato a tutti gli uffici competenti, ed ecco qui che la rete si allarga: l'ufficio minori, l'ufficio immigrazione presente nel luogo di sbarco, la procura presso il tribunale dei minori, la prefettura, e si attiva tutto quello che è il percorso legato proprio alla individuazione, quindi la segnalazione, l'individuazione del posto in accoglienza, che è un'attività delicatissima, perché tiene conto di quelle che sono le situazioni eventualmente di vulnerabilità che sono emerse da brevi colloqui o comunque dall'interazione sin dallo sbarco, o per esempio nel periodo di quarantena cui devono sottostare tutti i minori stranieri nelle strutture terrestri di quarantena. Le richieste vengono, diciamo che l'ufficio che si occupa di raccordare tutte le comunicazioni e le richieste delle questure e delle prefetture è proprio l'ufficio secondo accoglienza ai minori stranieri non accompagnati, raccoglie tutte le segnalazioni e di fatto indirizza le segnalazioni per l'inserimento all'interno dei FAMI o all'interno del sistema di accoglienza ed integrazione. E qui diciamo che la storia è nota, nel senso che il sistema di accoglienza e integrazione, sulla base di quelle che sono le segnalazioni che vengono fatte dal servizio centrale, procede con la movimentazione degli operatori che si spostano direttamente nelle strutture quarantena dopo il secondo tampone negativo. Quindi i minori vengono di fatto presi in carico dal sistema di accoglienza sin dal momento in cui escono comunque dalla struttura quarantena dopo aver fatto il percorso previsto dalla normativa. Altra variabile è nell'ipotesi qui la persona che è stata considerata, che si è dichiarata adulta, in realtà poi nel periodo sulla stessa nave si dichiara, nave quarantena, si dichiara minore. Quindi a questo punto ecco qui che si attiva tutto un percorso di presa in carico massimamente tutelante il minore straniero accompagnato. Quindi sostanzialmente si ricomincia tutto a capo, quindi la segnalazione viene fatta per l'inserimento, viene fatta al secondo ufficio del Ministero dell'Interno, i minori sono indirizzati all'interno del SAI, all'interno del FAMI, e vi è tutta la presa in carico che noi conosciamo e che abbiamo descritto poc'anzi. Così come veniva evidenziato precedentemente, gli sbarchi interessano principalmente la Sicilia, la Puglia e anche la Calabria, quindi questo vuol dire che nel momento in cui vi è un inserimento da parte dei progetti spalmati su tutto il territorio, gli operatori si sposteranno sino proprio alle strutture quarantena del luogo dove è più prossimo allo sbarco. Quindi in sostanza sono i progetti che si spostano per andarli a prendere.
Quindi questi sono i percorsi e le fasi sintetizzabili all'interno di alcune fasi che voi trovate all'interno del Vademecum, ovvero la valutazione della disponibilità dei posti, la disposizione di inserimento con nominativi. Attenzione, questo è molto importante: i minori stranieri non accompagnati vengono identificati attraverso i nominativi e attraverso le date di nascita, non, in modo che comunque sia facilmente tracciabile comunque tutto il percorso di presa in carico da parte dello Stato sin dall'atto dell'uscita, sin dall'atto dell'arrivo nel territorio. I contatti, quindi abbiamo parlato di rete con la questura, eventualmente con l'Ospo, con la prefettura, per quelli che sono gli accordi pratici, la strutturazione e l'organizzazione di questa fase così delicata che è quella del trasferimento e la presa in carico in toto del minore straniero non accompagnato attraverso una parte, il verbale di affidamento, che può essere anche attraverso una 403, il certificato medico di idoneità di inserimento nella struttura, il trasferimento dello stesso all'interno della struttura e la comunicazione di inserimento a tutte le autorità locali di inserimento del minore all'interno del progetto SAI di riferimento. E da qui in poi vi è la presa in carico dell'accoglienza integrata all'interno del sistema di accoglienza e integrazione. È evidente, ricordiamo quello che abbiamo detto in precedenza, che dal 2015 tutti i minori stranieri accompagnati sono accoglibili all'interno del sistema, indipendentemente dal fatto che abbiano formalizzato o meno la loro domanda di protezione internazionale. Che in realtà il sistema si è movimentato con l'evoluzione normativa e con il dato fattuale, cioè sostanzialmente con l'aumento o con la restrizione degli arrivi. In fondo ricordiamo che anche nel 2015 verrà stato un grande aumento dei numeri dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. Quindi, come ci siamo sempre detti, in realtà l'uno è espressione dell'altro, e mai come nell'amministrazione della gestione proprio dei minori stranieri non accompagnati e in generale dei coloro i quali abbiano una forma di protezione, diciamo che il dato amministrativo e giuridico si è mosso pressoché in maniera costante con il dato fattuale, sia degli arrivi e sia delle tipologie di persone accolte. Adesso scorro velocemente, l'idea era proprio quella di permettere di poter far leggere a tutti quella che è la scheda. L'altra ipotesi invece che vi volevo sottoporre era sicuramente la presa in carico a seguito di rintraccio sul territorio. Qui la situazione è ugualmente tutelante ma parzialmente differente, proprio perché è evidente che vi siano delle situazioni diverse, quando il minore, come quella persona che si dichiara minore, viene rintracciata sul territorio. In questo caso la prima cosa chi interagisce sono la persona che si relaziona con il minore, possono essere le forze dell'ordine, i servizi sociali, quindi via la comunicazione dell'avvenuto rintraccio, l'identificazione del minore straniero non accompagnato con le modalità che abbiamo visto essere elencate e definite all'interno della legge 47 2017 la valutazione e la disponibilità di posti idonei. Anche questo è molto particolare. Perché? Perché il minore straniero non accompagnato, e così come viene evidenziato dal dato normativo, deve essere accolto all'interno di strutture debitamente autorizzate ed accreditate. Ed è pertanto non può, non vi sono delle, accoglienze strutturate ed è per questo che comunque il comune potrebbe o averlo sul proprio territorio oppure fare, quindi procedere con un autoinserimento all'interno della propria progettualità, oppure segnalarlo al sistema di accoglienza e integrazione, nello specifico al servizio centrale, per l'inserimento poi sul territorio ovunque chiaramente vi sia disponibilità, o seguendo quelle che sono le prescrizioni o i bisogni che lo stesso minore può evidenziare. Immaginiamo per esempio dei bisogni sanitari, quindi il fatto comunque di essere più vicino o meno ad un ospedale che si occupi di determinate patologie, piuttosto che il
un avvicinamento sempre sulla scorta di quello che è il suo superiore interesse a un gruppo etnico di riferimento o a parenti posti sul territorio, questo seguendo sempre le prescrizioni sia della magistratura evidentemente. Anche in questo caso avverrà poi o l'inserimento o il trasferimento del minore straniero non accompagnato, ricordiamo comunque con tutte le cautele che vengono previste dall'ordinamento dello Stato. Anche in questo caso è fondamentale e importantissimo ricordare che per quanto riguarda i minori non esistono delle regole diverse, la presa in carico, le tutele sono quelle dei minori italiani e dei minori europei, ove è abbastanza chiaro, ma viene ribadito ulteriormente all'interno proprio dell'articolo 1 della legge 47 del 2017. In ultimo ricordiamo, questo lo troviamo sempre all'interno dello stesso vademecum, perché è chiaro, accanto a quelle che sono le procedure della prima presa in carico, quindi da sbarco, da rintraccio sul territorio, in cui abbiamo visto tutta la rete, quindi la polizia di Stato che rintraccia, i servizi sociali, il mediatore, gli operatori del sistema di accoglienza e di integrazione, eventualmente, seguendo il dispositivo della norma, tutte le istituzioni che si muovono per il raggiungimento della magistratura minorile, quindi tutte le istituzioni che si occupano della presa in carico dello stesso. Se e ove questa è una situazione che viene anche evidenziata all'interno del vademecum, vi dovessero essere dubbi circa l'accertamento dell'età, ricordiamo che anche in questo caso all'interno del sistema di accoglienza, questa è una fase che in qualche modo si sposta all'interno del sistema di accoglienza, è possibile poter evidenziare seguendo quanto è strutturato all'interno dell'articolo 5 della legge 47 del 2017, quindi evidenziare qual è la procedura per l'adeguata presa in carico di questo elemento da chiarire evidentemente. In questo caso la normativa ci dice che l'autorità preposta è evidentemente o la Polizia di Stato, è il provvedimento di attribuzione dell'età è adottato dal Tribunale per i minorenni, quindi in questo caso la segnalazione verrà fatta alla Procura presso il Tribunale dei minori, che potrà disporre eventualmente l'accertamento dell'età al fine di poter garantire quella che è l'adeguata presa in carico della persona nel centro che gli si confà per età anagrafica, posto che ricordo a me in primis che non è possibile poter procedere poi con l'accoglienza di persone adulte all'interno di centri per minori, quindi diciamo che questa è una situazione che deve essere evidentemente chiarita e ben evidenziata. Quindi, in sostanza, volendo andare a ripercorrere velocemente, è chiaro che il vademecum ha focalizzato la propria attenzione proprio sull'arrivo, il trasferimento e la presa in carico. Così come veniva evidenziato dalla collega Piaso, questo era proprio un elemento che è stato letto come un bisogno, nel senso che comunque era qualcosa che mancava nell'ambito della presa in carico da parte di tutti i progetti, e non soltanto quelli che comunque afferiscono a zone di sbarco, che magari hanno delle situazioni un pochino più chiare per come funzionano proprio la macchina a tutela dei minori stranieri non accompagnati. Prima di chiudere volevo rimandare sempre la vostra attenzione alle tipologie e ovvero a quanto stabilito all'interno dell'articolo 19, che diventa poi la chiave di lettura fondamentale per capire come ci si muove nella presa in carico degli stessi. Passo la parola alla dottoressa Costa. Allora, bene, grazie dell'attenzione. È chiaro quindi ed evidente che il sistema è complesso e quindi è necessario operare in sinergia come progetti SAI, ma insieme a tutte le altre componenti, perché le operazioni di presa in carico immediata, di segnalazioni e di predisposizione delle misure permanenti poi di accoglienza funzionino nel miglior modo possibile.
Chiaramente questa è un'attività che ci ha visto protagonisti, sono stati centinaia i minori che sono stati accolti nell'ambito del SAI subito dopo il loro arrivo, il periodo di quarantena, sia nel 2020 e nei primi 6 mesi del 2000, del 2021, ed è un'attività che si presume che andrà chiaramente anche aumentando, considerato che, come sapete, abbiamo, come dire, siamo in fase di ampliamento della rete di accoglienza per quanto riguarda nello specifico i progetti destinati ai minori, sia perché sono stati finanziati oltre 50 nuovi progetti, quindi nuove municipalità che hanno presentato progetti, sia perché sono in fase di valutazione gli ampliamenti richiesti da progetti già finanziati. Quindi arriveremo chiaramente con questi due ingressi a un numero cospicuo di numeri di posti di accoglienza. Oggi siamo intorno ai 4.400. Immagino che insomma, si arrivi sicuramente alla soglia, si raggiunga la soglia dei 6.000 posti, quindi è chiaro che si moltiplicheranno le occasioni di, diciamo, di sperimentare quello che il vademecum indica. È importante anche le indicazioni che abbiamo avuto all'inizio, e cioè di evidenziare eventualmente quelli che possono essere procedure diverse che vanno in un certo senso tenuti in considerazione, messi a regime, perché immagino che possa esserci poi, no, un aggiornamento del vademecum, anche perché poi è costante, noi vediamo appunto dei cambi normativi, delle modifiche anche di prassi, e quindi sicuramente, come avete visto, questo vademecum ha preso le mosse anche dalla diciamo, partecipazione di un certo numero di progetti che erano sul territorio. Le situazioni si modificano ed è importante quindi che questo dialogo, diciamo, dal territorio a chi poi appunto si occupa di organizzare al meglio l'accoglienza, diciamo, sia mantenuto vivo, proprio perché è nell'interesse reciproco, chiaramente, parlarsi e confrontarsi sulle questioni che poi sicuramente potranno trovare attraverso questo dialogo una migliore soluzione. Io vedo che ci sono appunto delle domande che noi provvederemo ad analizzare, a leggere con attenzione, noi, appunto, il Ministero, i partecipanti, insomma, quindi al diverso livello, in modo da poter anche utilizzarle per fornire degli ulteriori approfondimenti. Quindi per adesso, appunto, confermo che sarà disponibile la registrazione e i documenti che sono stati utilizzati, ma sicuramente la lettura del vademecum nella sua interezza sarà sicuramente, diciamo, il passaggio più importante che potrà.